Bentornati e bentornate sul canale, sono Green Vanship, secondo episodio per la serie Dan the Man. Allora, siamo al prologo, missione numero 3. Vediamo come continuare. Caricamento. Entra in azione. Promette bene. Allora, che cosa abbiamo qui? Abbiamo una specie di celerino che ci insulta perché dice: tu tifi per i ninja e mi stai antipatico. Però, come vedete, questa specie di gladiatore ha lo scudo. Quindi ho usato una delle mosse che abbiamo appreso nell'episodio precedente per liberarmi di lui. Qui ce n'è un altro. Aspetta un attimo, perché vedi, cioè, se colpisco lo scudo non riusciamo a cavare un ragno dal buco. Invece con il pugno super riusciamo ad affrontare anche questi avversari. Oppure nemmeno lanciando i coltelli, a dire la verità. Perché vedete, para tutto con lo scudo. Invece con il pugno caricato riusciamo ad affrontare anche questi avversari. Area segreta. Bello. Ok, andiamo avanti. Mega robottone, i due del villaggio che vanno alla carica e che prendono una botta fortissima contro lo stinco del robottone. Combatti. E se la ride anche, se la ride, aspetta un attimo. Aia, che male. Aspetta un secondo. No, mi ha fregato lui. Cioè, mi stava calpestando un secondo fa. Cos'è che sta facendo? Non è particolarmente forte, però... Ma francamente credevo... Ah, ok. Gli mancava un ciccino di vita. Ok, è stato praticamente smontato. Cioè, guardate i balletti di quei due sono fantastici. Ci è rimasto un po' male, credo. Sta chiamando i rinforzi, cioè meglio, sta facendo rapporto alla base, perché abbiamo abbattuto il robottone e quindi ci sono rimasti male, penso, poverini. Comunque, noi stiamo ridendo e scherzando, abbiamo completato la terza missione del prologo, quindi praticamente abbiamo finito, concluso il prologo, ecco. Vediamo un po'. Complimenti, hai vinto un forziere, schiaccia qualsiasi bottone per aprirlo. Hai ottenuto 250 monete d'oro. Perfetto. Ti piace? Magari lo guardiamo poi. Non lo so ancora. Allora, consigliato. Ma io, a dirti la verità, volevo calcio in basso avanzato, calcio in alto base. Ecco, per esempio, questa qui mi andrebbe bene. Pugno a tradimento. Colpirli quando non possono contrattaccare sembra un'ottima strategia. Pugno a tradimento. Come si usa? Afferra un nemico e tocca attacca fino a 3 volte. Ok, però io volevo anche il calcio in alto base, perché mi piaceva l'idea dei calci volanti. Va bene. Storia principale. Ti diamo il benvenuto allo stage 0. Si ricomincia di nuovo.
Fermo! Siamo pacifisti! Cavoli, loro non sono pacifisti. Ma quelli hanno il mitra, noi non vogliamo le armi. Aspetta un secondo. Questo scappa come terrorizzato, come una furia. Ho come una sensazione di déjà vu. Aia, che male gli ho fatto. Aspetta un attimo, aspetta. No, là non riesco ad arrivarci. Perché non riesco ad arrivare là? Vabbè, andiamo avanti. Aspetta che si è rialzato. Ah, ne ha ancora. Aia, che male. Ok. Vediamo un po'. Trovato una coscia di pollo. Aspetta un momento. Ok. Ah, ma questi qui hanno anche un'arma. Quanti sono? Aspetta, perché sono tanti qua, è difficile. Che male mi ha fatto. Un momento, ma questi qui rotolano pure. Cioè, sanno fare le capriole, voglio dire. Non è da po' da, proprio da tutti, eh. Ok, lo abbiamo sistemato. Andiamo avanti. Cos'è? Ah, ok. Avevo preso una monetina. Sono caduto. Mi tocca rifare tutto da capo. Bene. Opla. Da dove sono sbucati? Da una cassa. Ma sono terribili. Vediamo un po'. Ok, intanto abbiamo salvato, che male non fa. Va bene. Allora, questo era KO, questo qui ha un fucile, quell'altro là in fondo ha un fucile, questi sotto hanno una specie di sfollagente. Ah, ho colpito quello sbagliato? Che male! Mancava una monetina da prendere, eh. Allora, come facciamo a raggiungerlo? Dal pozzo. Dal tettuccio del pozzo. Stiamo proseguendo abbastanza bene. Adesso come minimo quando si è salvata la partita casco in acqua. No, non ero pronto a scommetterci, lo giuro. Aspetta un attimo che qui la questione è un po' affollata. No, stavo colpendo la cassa, che male. Troppi, troppi. Non finiscono mai, guardali.
Guarda, guarda, quanti ne arrivano. Basta, ce ne sono ancora? Non lo so, ne avrò affrontati una dozzina. Non finivano mai. Aspetta un attimo, hanno distrutto la statua del re. Cioè, sono dei rivoluzionari questi qui. Ma dove siamo capitati? Ci sono i lealisti contro i rivoluzionari. Ok ragazzi, comunque direi che il video di oggi può anche concludersi qui. Magari apriamo il forziere prima. Hai ottenuto personaggio personale, ora puoi creare il tuo personaggio di Dundeman. Carino, carina la cosa. Come dicevo ragazzi, per oggi ci fermiamo qui. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, commentate e condividete. Per non perdere nessuna novità cliccate sulla campanellina degli avvisi. Link dei social in basso in descrizione come sempre. Ciao a tutti!